Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di risparmio. Risparmiare, il cruccio di milioni di italiani. Come risparmiare dei soldi per investirli, oppure per semplicemente accantonarli, oppure per farci una vacanza, toglierci i nostri sfizi, oppure comprarci una casa, che ne so. Come per qualsiasi cosa, molto spesso si pensa a qualcosa di molto difficile e complicato per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, quando in realtà tante volte bastano le cose semplici. E questo è proprio il caso del risparmio, perché basta partire dalle piccole cose per riuscire proprio ad avere un nuovo stile di vita che comprenda il risparmio. Questo in modo da non accorgerci che dobbiamo risparmiare o che stiamo risparmiando, in modo che non diventi una rinuncia. Questo ovviamente ci farà ottenere dei risultati sempre migliori e soddisfacenti. Adesso vediamo qualche esempio, ma prima di continuare ti invito naturalmente a mettere mi piace a questo video e ad iscriverti al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche. Punto numero 1. Utilizza i mezzi pubblici oppure spostati a piedi o in bicicletta. Questo è un consiglio che molte volte ci viene proposto. Molte persone, soprattutto per recarsi al lavoro, utilizzano la propria macchina di proprietà, spendendo migliaia di euro per bruciare benzina, pagare parcheggi, multe, meccanici. Se possibile, sfrutta i mezzi pubblici con degli abbonamenti mensili o annuali che sicuramente ti porteranno a risparmiare. Oppure fai come me, vai in bicicletta. Così ci manteniamo in forma e rispettiamo l'ambiente. Fortunatamente da casa mia al negozio i tratti di provinciale sono pochi, posso godermi un buon panorama e non rischio di schiantarmi contro un camion come mi è già successo. Se vi interessa questa storia con annessa cicatrice, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Hai visto che stile? Oltre ad essere un'alternativa salutare, è ad impatto zero, quindi ottimo. Se però proprio ti è impossibile recarti sul tuo luogo di lavoro o di studio con i mezzi pubblici, prova a cercare di metterti d'accordo con qualche tuo collega. In questo modo, utilizzando alternativamente la macchina dell'uno o dell'altro, risparmierete molto, perché naturalmente potrete dividere i prezzi della benzina e dei parcheggi. Infine, ricordati sempre, quando stai acquistando una macchina, di valutare che tipo di macchina stai acquistando in base al chilometraggio che devi percorrere al giorno. Punto numero 2, presta attenzione alle offerte nei supermercati. Trovare le offerte dei vari supermercati e poterle confrontare tra di loro diventa sempre più facile, perché oltre ad esserci i classici volantini che ci arrivano a casa per posta, adesso ci sono anche le applicazioni. Quando poi vi trovate fisicamente al supermercato per fare la vostra spesa, fate super attenzione, perché ci sono sempre degli scaffali riservati alle offerte. Solitamente infatti vengono proprio adibiti alcuni spazi alla merce scontata, e capita spesso che alcuni tipi di merce che magari sono vicini alla scadenza vengano messi in sconto. Se non avete l'esigenza di dover conservare a lungo questo tipo di alimento che volete comprare, è molto utile fare questo tipo di acquisto. Pensando più in generale, oltretutto state dando a quel prodotto la possibilità di non essere buttato via, ma di essere consumato. Pensate poi che a questo proposito di evitare lo spreco di un prodotto, alcuni negozi di vicinato offrono i loro prodotti avanzati durante la giornata gratuitamente alla fine della giornata, per l'appunto. Ritornando invece alla grande distribuzione, non dimentichiamoci delle private label. Ne avevamo già parlato in un video che vi lascio qui sotto in descrizione. Mi riferisco all'acquisto di prodotti che riportano marchi non conosciuti, ma marchi del supermercato, per esempio. Sempre con l'adeguata attenzione potete arrivare ad acquistare dei prodotti che hanno la medesima qualità dei prodotti di marca, o magari a volte anche più alta, a prezzi molto inferiori. In qualsiasi supermercato troverete i prodotti private label, e spesso i loro produttori vendono con il loro marchio gli stessi identici prodotti, ma a prezzi molto superiori, perché sono di ottima qualità. A questo proposito vi consiglio di controllare sempre le etichette. Inoltre, cari amici, ci tocca fare le carte fedeltà. Eh sì, perché alcune offerte sono riservate soltanto ai detentori di queste carte fedeltà dei supermercati. Sono d'accordo con voi, avrete nel portafoglio 50 carte fedeltà diverse. Fa niente. A questo stesso proposito, le newsletter. Moltissimi supermercati, ma anche altri negozi, come per esempio quelli di vestiti in franchising, offrono la possibilità di iscriversi alle newsletter. E qui voi mi direte, ma poi mi arrivano 50.000 mail tutte di offerte di 50 negozi diversi. È vero, però magari tra tutte quelle che non vi interessano trovate anche quella che vi è utile. Un consiglio per non intasare la vostra posta elettronica di pubblicità e newsletter è quello di creare una posta elettronica adibita soltanto a quello. Punto numero 3. Offerte legate all'età o ad altre particolari condizioni.
Spesso, in base alle varie fasce d'età o anche in base ad altri parametri, varie aziende offrono delle scontistiche riservate. Pensiamo per esempio agli over 60 che godono di alcune agevolazioni, per esempio nell'acquisto dei biglietti del treno, dell'aereo, ma anche offerte di gestori telefonici che propongono delle promozioni personalizzate con sconti davvero interessanti in base alle fasce d'età. Pensiamo anche alla banca. Mettiamo che dovete aprire il vostro primo conto corrente. Cercate una banca che vi proponga un conto corrente a costo zero, quindi con spese di gestione nulle. Magari potreste avere delle limitazioni sui plafond oppure sul numero di operazioni che potete effettuare mensilmente, però se siete per l'appunto all'istituzione del vostro primo conto corrente e magari con una cifra iniziale che è bassa, che sicuramente salirà, ve lo auguro, potrete eliminare tutta una serie di spese che invece graverebbero sul vostro conto corrente per l'appunto. Altro esempio, l'assicurazione della macchina. Nel 2021 conviene sempre di più stipulare delle assicurazioni online che ci permettono di risparmiare veramente cifre consistenti. Punto numero 4, limitare i consumi delle utenze. È sempre una buona pratica limitare il consumo delle utenze, sto parlando di acqua, gas, elettricità. Spesso con un'attenzione maggiore e piccoli accorgimenti si possono risparmiare delle cifre importanti. Non far scorrere l'acqua mentre ci si lava i denti oppure mentre si lava i piatti se non utilizzate la lavastoviglie. Spegnere la luce nei locali in cui non ci troviamo fisicamente. Utilizzare la lavatrice in orari strategici, come per esempio di notte. Programmare il riscaldamento e lasciarlo spento quando non siamo in casa. Tutti accorgimenti che di fatto richiedono pochissima fatica, ma che alleggeriranno le nostre spese mensili. Senza contare che daremo un contributo alla salvaguardia del nostro pianeta. Controlliamo poi sempre le offerte di altri gestori diversi da quello che abbiamo, che potrebbero essere più convenienti. Non è così raro, purtroppo, che invece di trattare bene un cliente che hanno da tanto tempo, i gestori trattino meglio i clienti nuovi. Strategia strana. Può anche capitare che un determinato gestore vi offra degli sconti con strutture convenzionate, come per esempio supermercati, aziende di servizi, negozi o anche strutture sanitarie, e quindi perché non sfruttarli? Tutto fa brodo. Ultimo punto, eliminare il superfluo. E attenzione, con superfluo non è che intendo tutte quelle cose che non sono di prima necessità, cioè non è che intendo di eliminare tutto ciò che non è indispensabile per la nostra sopravvivenza, assolutamente no, bisogna anche divertirsi nella vita, altrimenti non si vive più. Quindi non è che andare al cinema è superfluo, assolutamente no. Può essere superfluo però pagare gli M&M's nel bar del cinema a 6,50 euro, quando al supermercato del piano di sotto, dentro nello stesso centro commerciale dove c'è il multisala, costano 2 euro. Capite che quello scarto è assolutamente sprecare soldi. E così ci saremo garantiti una divertente serata al cinema senza spese superflue. Pensate che una volta, per l'appunto, parlando di cinema, stavo facendo il biglietto, quindi ero in coda, e vedo che alla ragazza davanti gli spunta fuori dalla borsa un'intera confezione di Kinder Brioche. Come dicevamo prima, risparmiare e tagliare le spese superflue deve diventare uno stile di vita, una cosa di cui non ci accorgiamo nemmeno. Magari, per esempio, pausa pranzo al lavoro, non andiamo tutti i giorni al ristorante, ma ci portiamo la famosa schiscetta da casa. Schiscetta che tanto ho usato all'università. Pranzo al sacco per le gite fuori porta, vorrete mica spendervi tutto lo stipendio per pagare il camogli all'autogrill? Acquistare sottomarche per i vestiti? Beh, nel senso, se la qualità è buona, perché no? È vero anche che chi più spende meno spende, ma a volte si paga anche solo il marchio, quindi dobbiamo fare anche attenta valutazione riguardo a ciò. Usato o ricondizionato su oggetti di elettronica? Beh, se non avete proprio la necessità di avere l'ultimo modello, ve lo consiglio. Sfruttiamo i parchi e le zone verdi per fare attività fisica piuttosto che pagare l'abbonamento della palestra. Sharing economy per tutti quegli abbonamenti streaming, ma anche altro. Su questo potremmo anche fare un video se vi interessa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come vedete, l'elenco è molto lungo, anche in base ai vostri interessi. Di occasioni per risparmiare se ne trovano sempre tantissime. Se poi riusciamo a far diventare il risparmio un'abitudine, il gioco è fatto, perché il risparmio non sarà più una privazione. Ricordiamoci però sempre che ogni cosa non deve essere vissuta come un'ossessione, quindi l'ossessione del risparmio anche no, cari amici. Facciamo che non è il caso di diventare tirchi da T-Rex con le braccine corte. E voi che cosa fate per risparmiare? Naturalmente fatemelo sapere qui sotto, iscrivetevi al canale se vi va, lasciatemi il vostro like di supporto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!